Bentrovati amici agricoltori ed agromeccanici a questa nuova puntata di Agriinforma, puntata tecnologica, ve l'avevamo promesso, siamo qui per fare una buona agricoltura, buona oculata di qualità e quindi alle nostre spalle la Butterfly, quindi questa combinazione di falce condizionatrici per appunto un foraggio strong. Foraggio strong però per che aziende, Sandro? Contestualizziamo un attimino il cliente così alla quale questa attrezzatura si affaccia. Ma allora, innanzitutto l'evoluzione c'è e sta avvenendo a passi da gigante, quindi qualche anno fa probabilmente era impensabile che un agricoltore già con 50, 60, 70 ettari pensasse ad una macchina così grande in termini di dimensioni di taglio. Oggi però le cose stanno cambiando, oggi si parla di qualità, oggi si parla di portare dei foraggi a casa in un modo completamente diverso e di altissima qualità. Quindi devi tagliare in certi momenti e solo in certi momenti ottieni dei risultati di un certo livello, quindi anche delle aziende che hanno 50 o 60 ettari, che fanno parte del business tra virgolette della medica per esempio, oppure diciamo di Fienagione Nord Italia, taglia 4, 5, 6 volte, addirittura 7 si è arrivati in casi estremi, quindi quei 50 ettari vanno moltiplicati, quindi quando tu inizi a parlare di 250, 300, 350 ettari è ovvio che devi pensare di rimanere in campo il meno possibile e poi c'è l'evoluzione che c'è stata con i trattori, quindi di alta potenza, quindi si utilizzano macchine da 150, 160 cavalli a pieno anche in termini di fienagione. Quindi questa macchina ha la peculiarità di poter essere utilizzata da 180 a 240 cavalli, quindi ecco perché ti dico che non è necessario che uno sia un grandissimo conto terzista o che sia una grandissima azienda. Già le medie aziende e conto terzisti di medio livello possono tranquillamente approcciarsi a combinazioni del genere. Quello che è necessario è avere la mentalità di fare un prodotto di qualità. Questo è evidente, Vicon, tu sai che da sempre ha compiuto più di un secolo, ormai da qualche anno, il fatto di avere questa barra di taglio unica sul mercato permette appunto di tagliare in certe condizioni rispetto a tutti gli altri nostri competitor, ma soprattutto in queste condizioni difficili di ottenere una qualità impressionante di taglio, non solo anche in termini di velocità d'avanzamento, ma proprio per il ricaccio che si parla. Quindi la forma di questa barra permette appunto di lavorare e non mai toccare il terreno e quindi non portare, diciamo, in andana terreno, clostridi, perché poi quelle diventano purtroppo i primi indici di una mancanza di produzione a livello zootecnico. Quindi insomma dobbiamo cercare, partendo dal taglio, di fare le cose fatte bene e questo è il top del top. Ecco, barra di taglio, quindi tre coltelli, giusto? Tre coltelli, dischi contrapposti, sempre pari, quindi se parliamo nello specifico di questa stiamo parlando di due gruppi di taglio da 3,60 m di larghezza di lavoro a 10 dischi, a taglio contrapposto, ma la grandissima peculiarità, proprio come ho detto poco fa, aumentiamo la larghezza di lavoro, abbiamo necessità di sospendere la barra di taglio in un certo modo e addirittura, anche se parliamo di una macchina portata, pensiamo al fatto che questa è una tra le poche macchine in assoluto che è a tutti gli effetti trainata, perché il sistema 4 link permette l'indipendenza totale della barra di taglio in qualsiasi condizione di lavoro, ma soprattutto le quattro braccia contrapposte permettono all'apparato di taglio di essere sempre e comunque in qualsiasi condizione posizionato a terra con la stessa pressione sia nel primo disco che nell'ultimo disco, e questo in termini di qualità di taglio, come ci siamo detti poco fa, è una cosa da non dimenticare mai, perché se siamo in un terreno sconnesso il primo, il secondo, il terzo disco potrebbero essere in condizioni di un certo tipo e gli altri no, quindi questa sospensione a 4 link, 4D a tutti gli effetti permette un bilanciamento perfetto della macchina e l'operatore, come ho detto prima, può aumentare drasticamente la velocità. Ecco, tornando sulla parte diciamo posteriore di questa combinazione, abbiamo il taglio e poi c'è il condizionamento, giusto? Poi c'è il condizionamento, questa macchina è disponibile sia con il condizionatore a rulli, quindi per chi fa erba medica per esempio, che vuol trattare il prodotto in modo molto delicato, qui ha le possibilità di farlo. È un condizionatore a rulli Chevron come hanno tanti, ma diverso anche qua, il posizionamento dei due rulli rispetto alla barra di taglio è diverso, in modo tale che il prodotto venga defluito verso la parte posteriore in modo molto omogeneo e non ci siano neanche in prodotti molto alti degli ingolfamenti. Le regolazioni dei rulli del condizionatore
sono state portate all'esterno per facilitare e anche qua alleviare al driver regolazioni con chiavi o cose del genere. Quindi qui attraverso due manovelle può regolare sia la tensione dei rulli a seconda del prodotto che la distanza dei rulli stessa. Le coste dei rulli Chevron sono diverse rispetto agli altri ed il passo tra una costa e l'altra è diverso. Questo permette la velocità che dicevamo poco fa e la distribuzione del prodotto in modo uniforme. In più, una macchina come questa è dotata anche del famoso flip over, quindi qua l'operatore può decidere se espandere a pieno campo e risparmiare addirittura in certe condizioni il rivoltamento del foraggio col voltafieno, quindi, oppure semplicemente mollando due regolazioni capovolgere il flip over e tenerlo come deflettore normalissimo e quindi puoi regolare la larghezza dell'andana a suo piacimento. Quindi è un qualcosa che permette a qualsiasi tipologia di azienda con qualsiasi tipologia di prodotto di essere sempre al 100%. Quindi posteriore andrei sul frontale invece, che anche insomma questa extra ha delle caratteristiche peculiari sia per quanto riguarda le regolazioni, il taglio è il medesimo quindi certo, di qualità, però magari c'è insomma qualcosa di specifico insomma da sottolineare. C'è sicuramente tantissimo da sottolineare, è evidente che la barra di taglio rimane basata sul concetto sempre dei dischi contrapposti a tre coltelli ogni disco. Nella 7100 posteriore, la macchina che abbiamo appena visto, abbiamo delle regolazioni molto particolari. L'agricoltore o il contoterzista può decidere di effettuare la combinazione butterfly con una serie 700 come vediamo qua, che è il nuovo tra virgolette modello che normalmente si accoppia con la 7100, ma potrebbe tranquillamente farlo con la macchina tuttora in commercio, che è la 632 FR. È una macchina che ha le stesse prerogative, quindi sempre disco tre coltelli, sempre numero di dischi contrapposti e pari, però ha una caratteristica diversa in termini di regolazione e ha una caratteristica diversa in termini di sospensione. Quindi normalmente se uno, ovvio, ha già una frontale a casa e decide di aumentare la produttività può tranquillamente acquistare la parte posteriore, ma la parte anteriore, se dovesse decidere di fare diciamo la combinazione completa, è più logico che lo faccia con una serie 700 nuova. Perché? Perché ha delle caratteristiche comuni alla macchina posteriore, per esempio i cofani apribili laterali semplicemente schiacciando un pulsante, le regolazioni come ci siamo detti poco fa dei rulli e della distanza dei rulli portate all'esterno, la possibilità di utilizzare questo sistema 4D anche nella macchina frontale. Quindi ci sono caratteristiche che secondo me si accomunano un po' meglio qualora il cliente decidesse di acquistare entrambe le macchine. Però questo, come ho detto poco fa, non gli vieta di acquistare solo la macchina posteriore. Certo, certo. Combinazione poi ISOBUS, e anzi c'è così un progetto interessante proprio per essere alla perfezione in campo, che è questo GeoMove. Beh, il GeoMove è quella licenza che permette alla Butterfly di automatizzare tutte le sue funzioni. Cosa fa il GeoMove? Trasforma tutti gli effetti, la larghezza di taglio in tre moduli a sé stanti. Quindi la macchina frontale, che lui l'abbia già acquistata o che l'acquisti, come abbiamo detto poco fa, insieme alla macchina posteriore, viene dotata di un sistema idraulico che connette la parte frontale alla parte posteriore. La macchina posteriore è dotata di un impianto unico, e qua sottolineo sul mercato, dotato addirittura di sistema di filtraggio, perché la cosa importante che un agricoltore o un controterzista deve sapere è che l'olio idraulico del trattore non si deve assolutamente confondere o mischiare, se parliamo, con quello posteriore, per diversi motivi. Quindi in questa macchina c'è un impianto idraulico con valvole particolari a portata variabile che consentono al trattore di utilizzare solo i litri necessari. Quindi serve un trattore load sensing, ma questa cosa è una sicurezza al 100% per il driver, perché significa che se la macchina non ha necessità di muoversi, adesso parleremo dell'automazione, userà una quantità di litri. Quando avrà necessità di muoversi ne utilizzerà un'altra e pescherà dal trattore solo i litri necessari. Questo significa grandissima affidabilità e grandissima durata, certo, di tutto l'impianto idraulico, sia del trattore che della macchina. Stavo dicendo poco fa della automatizzazione di queste cose. Quindi la macchina diventa a tutti gli effetti una macchina con tre sezioni di lavoro.
attraverso un'antenna satellitare la macchina individua i suoi passaggi e qualora arrivi in un campo di forme, testate di campo prevalentemente, e tu lì devi passare su una parte di campo che tu hai già sfalciato, la parte di destra o la parte di sinistra e prima di tutto la parte frontale si alzeranno automaticamente perché vedranno che tu lì hai già tagliato e quindi non serve che tagli un prodotto già tagliato, perché se parliamo di qualità non lo devi fare. Quindi automatizzando le tre sezioni l'operatore dovrà semplicemente pensare a guidare il trattore perché la macchina farà tutto in automatico. Questa credo che sia una delle cose più importanti in assoluto. E le macchine già vendute sul mercato che avevano dubbi, no? I clienti prima di stanno dicendo sfalciare così significa guadagnare quasi un'ora e mezza di lavoro giornalmente. Quindi questo credo che sia una cosa da non dimenticare mai, anche perché la macchina nasce a Isobas. Macchina quindi che nasce a Isobas, ma per chi ancora oggi non avesse un trattore Isobas? Quern e Landevicon hanno pensato anche a quello, perché la macchina in dotazione ha un palmare a tutti gli effetti che si chiama Portus, che permette di simulare a tutti gli effetti, anche non in presenza di trattori Isobas, tutte le funzioni. È evidente che il GeoMove e l'automazione che abbiamo discusso poco fa non è più possibile, certo. Ma comanderà le tre macchine direttamente da questo palmare. Insomma, una tecnologia da tenere in considerazione che tra l'altro è protagonista anche di una campagna interessante. E questa è una cosa importantissima. Questa macchina per la prima volta è soggetta all'X-Plan, quindi attraverso questo piano di rottamazione, quindi un agricoltore, un contoterzista può rottamare la sua vecchia falciatrice di qualsiasi misura essa sia e ricevere da Kvaerneland un valore importantissimo, perché è una macchina che ha un costo di un certo livello e quindi si parla di diverse migliaia di euro. Quindi credo che questa non è da sottovalutare e questa è una campagna che dura fino al 31-12 di quest'anno. Quindi chi ha intenzione di approcciarsi a questa nuova tecnologia lo faccia velocemente. Insomma, un impegno che anche Kvaerneland si prende, insomma, per andare verso quella direzione della tecnologia. Per noi concessionari è importantissimo avere dietro un'azienda come Kvaerneland che supporta queste iniziative molto importanti per far arrivare questa grande tecnologia a più aziende possibili. Bene, grazie mille allora Sandro. Grazie a voi. E quindi amici agricoltori, non perdetevi la prossima puntata di AgriInforma perché parleremo ancora di tecnologia. Quindi buona domenica a tutti e arrivederci alla prossima puntata di AgriInforma.